Un tentato femminicidio non riuscito per poco e che ha provocato ferite molto gravi alla donna aggredita. Il marito è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Rozzano per aver cercato di uccidere la donna accoltellandola e sferrandole calci e pugni. I fatti sono accaduti in un'abitazione in via dei Mandorli, dove una donna di origine marocchina di 39 anni, nel corso di una lite con il marito, anch'esso marocchino, è stata violentemente aggredita. Si è passati dalla violenza fisica all'utilizzo di un coltello da cucina che ha provocato diverse ferite alle gambe e alla testa della donna. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, la vittima è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Il figlio della coppia, di 4 anni, ha assistito al terribile atto di violenza nei confronti della madre ed è stato accudito subito sul posto da un appuntato, anch'esso padre di 2 figli. In quei difficili momenti, fanno sapere i carabinieri, si è riusciti a distrarlo da quanto stava accadendo, facendolo giocare e poi facendogli guardare i cartoni animati sul cellulare. Il marito, 32enne, è stato trovato sul posto ancora sporco di sangue ed è stato arrestato per tentato omicidio. In questo momento si trova presso il carcere di San Vittore a Milano. Su di lui non risultano né denunce né pregressi interventi per maltrattamenti.